di Alessandro Gebhardt-Ziadeh, Mia madre, storie e notizie. 8 anni fa il figlio di Philip Omido è deceduto a causa di avvelenamento da piombo tramite l'allattamento materno. Da allora Donna è diventata la principale attivista anti-inquinamento del Kenya ed è stata minacciata, persino arrestata e obbligata a nascondersi per la sua incolumità. Dopo aver fatto chiudere la fabbrica responsabile con la sua ONG, Centro per la Giustizia, la Governance e l'Azione Ambientale, proprio in questi giorni porterà la sua battaglia ancora una volta in tribunale con lo scopo di ottenere il giusto risarcimento per i familiari delle vittime. Vittime, già, un mondo di vittime. Grazie madre, grazie per quello che hai fatto, grazie di cuore davvero per ciò che farai, ma soprattutto grazie per quello che avresti voluto fare e te l'hanno impedito, perché io è lì che vivo, è in ciò che manca che mi hanno esiliato, è in quello che è ancora possibile avrò la mia rivincita. Ascoltami ora, ascolta la voce che sa meglio di ogni altra cosa vuol dire perdere. È un'esistenza che si frantuma giorno dopo giorno, risplende di luce che nel silenzio è benedetta nell'ottuso. Umano fragore diviene peccato, ascolta quindi il mio consiglio, non arrenderti, neppure alla parola fine, al faticidio punto, alla crudele porta chiusa e alle spalle voltate dall'unica porzione d'umanità concessa. Il mio e il tuo non sono mai stati destini da podio, non raccontiamoci storie da prima pagina. Non siamo stati costruiti per l'Olimpo, noi. È una mera questione di fisica degli orizzonti. C'è chi è stato immaginato per puntare gli astri e bruciare ali e scrupoli anche solo per sfiorarne l'intenzione. Non siamo noi, madre adorata. Noi siamo qui solo per ammirare, perché vediamo le cose dal punto di vista migliore, ovvero quello giusto. Ecco perché precediamo chiunque nel sacrificarci per difenderle. Ed ecco perché siamo tra coloro che hanno bisogno maggiormente di aiuto, non di meno. Ti prego, per quanto la cacofonia delle goffe urla intorno a te si farà assordante, malgrado la dissonanza di forme e tonalità della scenografia in cui ti avranno imprigionata risulterà offensiva nei confronti di ogni grazia dell'arcobaleno, tu ricorda, ricorda per chi stai lottando, per tutto ciò io provo gratitudine, madre, grazie per esserci stata, grazie infinite per dove sarai oggi e domani. Ma più di ogni altra cosa ti ringrazio per ogni luogo e creatura che ti avranno impedito di raggiungere e salvare. Mi troverai lì ad aspettarti, perché io, la Terra, voglio te e solo te come madre.